La vedete questa faccia? Questa è la faccia di una persona che ha recuperato. Mettete da parte questo termine e lo riprendiamo più tardi. Oggi vi dico, vi racconto che cosa è successo nei giorni scorsi con un video ibrido, un video che non faccio da tanto tempo, quindi sono anche un po' emozionato perché vi mostrerò un po' dei viaggi, delle vacanze che sono andato a fare i giorni passati tra Danimarca e Norvegia, Copenaghen, Bergen e di nuovo a Oslo che ormai l'ho visitata talmente tante volte che la conosco benissimo. Detto questo, wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, babe. Questa è l'opera, questa è una persona, questo è un filone con la gente su. Mocca mammi. You already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can. Qua arriva un odorino di erba allucinante. Però watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die. Ho visto una cosa. Spaghetti carbonara, quanto me lo vorrei riportare. Spaghetti carbonara già pronti. Costo, andiamo un attimino. Beste questi, cop spaghetti, 9 euro. 9 euro, spaghetti carbonara. Oppure lovely lasagna. È un video ibrido, ve l'ho detto. Era da tanto che volevo metterci un montaggio di quelle cose che ho fatto in vacanza, perché cavolo, fa parte di me, fa parte di questo canale. Quindi ho detto, come faccio a creare un video che comprenda un viaggio dedicato alle vacanze con un gruppo che ho organizzato di ragazzi che saluto, che sono fighissimi, fortissimi. Sapete, organizzo di tanto in tanto qualche viaggio. Se volete rimanere aggiornati su questo, c'è la mia pagina Instagram. Bene, ho detto, come faccio a parlare di vacanze, ma legata al mondo in qualche modo imprenditoriale. Ho fatto tante vacanze, ho fatto tanti viaggi, alcuni sono stati molto stancanti, talmente tanto stancanti da tornare al lavoro un po' sfiancato. Non so se vi è mai successo fare un viaggio, anche molto breve, e tornare con la stanchezza, oppure tornare con quel senso di incompiuto. Ecco, fatemi sapere nei commenti se vi è mai successo. A me è capitato. È capitato qualche volta e quindi mi sono chiesto: ma come mai arrivo a casa con questo senso di incompiutezza, con questa poca voglia di riniziare? E invece oggi, per esempio, dopo una vacanza alla fine di 7-8 giorni, quindi nemmeno esagerata, torno a palla. Quanto costa la roba dei supermercati? Ci troviamo a Oslo in una Coop e come vedete c'è roba che non è effettivamente della Coop. C'è il pulled pork per il taco, c'è un taglio di carne che non conosco. Per fare subito il conto, 150 grammi, 37. Le corone sono, ci mettete una virgola, dividete per 10 e sono quindi 3,70. Il prior pork, che No, ma ne è rimasto solo uno però. bel prior, 6 euro. Il caffè secondo me ti scroccano fortissimo. Ah, vedi, non sapevo che lo Starbucks avesse fatto le cialde. Starbucks Espresso Queste a e casa c'ha non le porto. la cialda dell'Anespresso che non abbiamo, altrimenti l'avrei provata. Qua l'Anespresso va fortissimo, però ci sono i bambini che ridono comunque. No, non sono Tutto carini. magarello, magarello, magarello. Duo, questo lo trovo all'Eurospin. Il miele no però. Ma il miele norvegese non lo prendo nemmeno se mi pagano. Negli anni ho messo su una sottospecie di metodo, ok? Un metodo per tornare al massimo delle forze e voglio condividerlo. Magari voi avete il vostro metodo e anche questo, magari condividetelo perché potrebbe, il mio metodo potrebbe far parte
bene a me, ma potrebbe far male a decine di altri di altre persone. E nei commenti, lo sapete, mi piace creare un po' di movimento e anche un po' di approfondimento. Il metodo per recuperare, per me, è questo. Prima di tutto, un viaggio organizzato. E non tutti se lo possono permettere, però un viaggio organizzato con una guida, quello ti permette di staccare realmente la spina. Amico, sembra semplice, in realtà no, perché tante persone trovano questo scoglio della guida come una mancata esperienza. No, mi spiego meglio. Quando vai in vacanza, tu vuoi fare le tue esperienze, vuoi camminare, vuoi scoprire. Con la guida sembra qualcosa di troppo semplice. In realtà a me accade il contrario. Se io nei primi giorni non metto qualcosa di preparato con la guida che mi spiega passo passo cosa devo fare, io rischio di stancarmi e tornare stanco a casa. Questo perché sono abituato a dirigere diverse persone, a dirigere il mio lavoro, e quindi ho bisogno di qualcuno che inizialmente mi faccia acclimatare alla vacanza. Ci ha spiegato che la dea Geffion ha arato la Danimarca in una notte, e quella è la statua. Quelli sono i figli, i tori. È una storia un po' di sfruttamento minorile. Perché? Perché a settembre poi io lo so che si riparte dappertutto, si ricomincia col tram tram, si ricomincia con mille cose, tutte diverse. E a proposito di queste mille cose, ho fatto un corso che ti insegna a lavorare da te. Vi lascio il link in descrizione, se volete approfondire mi lasciate nome, cognome, numero di telefono, o vi ricontatto personalmente o qualcuno del mio team per farvi, insomma... È una cosa bella che ho organizzato questo corso proprio per far lavorare e farvi guadagnare da imprenditori di voi stessi. Ne usciranno altri video sull'argomento, adesso ve l'ho buttato lì perché, ecco, settembre è un po' il mese della rinascita, il mese di ricomincio, quello, faccio quell'altro, e per me è importantissimo, era importantissimo, tornare al day one al 100%. Bene, la prima parte... Guida, quando andate in un posto nuovo, provate a prendere qualcuno che conosca bene il posto, che vi riesca a far rilassare, a mettere a proprio agio e magari a portarvi in tutte quelle viette che non avreste mai conosciuto. Le guide possono anche non essere a pagamento, ci sono siti, forum, ma anche gruppi su Facebook di condivisione, cui voi andate e chiedete qualcuno che conosca bene il luogo, che vi faccia da cicerone, magari per una bevuta conoscete una nuova persona, nuove persone, e in più capite la cultura del posto con delle persone che ci vivono da sempre. Questo è fondamentale. Se non ci avete mai provato, provateci, perché vi permette veramente di rilassarvi, perché voi vi affidate a una persona. Spero che dai gruppi e forum non prendiate un assassino, un serial killer, c'è sempre questa postilla. Se volete invece spendere qualche soldino in più, prendete una guida con il tesserata, ovviamente, del luogo. La seconda parte, per me, è questa: perdersi. Una volta che siete andati in un luogo e avete visitato le strutture principali con una guida che vi abbia fatto rilassare, vi abbia messo a proprio agio, ok? Dovete prendere e andare in una zona che non conoscete, magari anche sotto consiglio della guida. Non è che andate nel Bronx e vi perdete nel Bronx o nelle zone malfamate. Sotto consiglio vi fate indicare una zona o residenziale o una zona un po' più particolare nel posto che andrete a visitare e vi perdete. Cercate di non toccare il cellulare, ovviamente me lo portate, altrimenti veramente sono cavoli. Cercate di perdervi nelle viuzze, cercate di parlare con le persone del posto in qualsiasi lingua. Questa cosa vi aiuta tantissimo. Questa è l'opera, questa è una persona, questo è un pilone con la gente su.
mocca mammi. E soprattutto stancatevi il giusto. E questa è una cosa che non si prende tanto in considerazione quando si va in vacanza, ma stancarsi il giusto è importante, perché se voi fate 20 km al giorno e non siete abituati a camminare così tanto, arriverete il terzo giorno stressatissimi, con il mal di gambe. Dovrete alternare delle giornate in cui potrete riposarvi un po' di più. E a proposito di questo, quando tornerete a letto in hotel, stanchi, soddisfatti, eccetera, ecco, rilassatevi un po', magari con una serie TV. Io per esempio mi sono portato NordVPN, che è ovviamente lo sponsor anche di questo video, e mi sono visto le mie serie Netflix, in realtà una puntata ogni tanto prima di prendere sonno, perché magari ero troppo stanco, quindi una mezz'oretta, 40 minuti mi vedevo una puntatina, dalla Danimarca in Italia, senza problema, senza vedere Netflix danese, quindi senza protezione, e mi sono trovato bene. Inoltre, quando ero in aeroporto e soprattutto dovevo pagare dei servizi, ho utilizzato l'anti-malware. Inoltre, vi lascio tutti i link in basso, però c'è uno sconto esclusivo di 4 mesi sul piano biennale. Ti danno 4 mesi gratuiti sul piano biennale, che è un nuovo sconto, e c'è sempre il soddisfatti o rimborsati per 30 giorni. Vabbè, io l'assaggerei la Coca-Cola Utenzucker Lime. Prendiamo la Coca-Cola senza zucchero al lime. Sono molto curioso. Adesso sul porto, ho appena stappato la Coca-Cola. Che bel, quella bella vista. È un po' diversa da quella al limone che conosciamo noi. Sa proprio di lime. È buona perché sa proprio di limone, ma meno maturo, cioè più immaturo, più verde. Ci sta, oh, la preferisco forse anche di più. Facciamo un piccolo recap. Punto numero 1, prendete una guida. Organizzatevi prima di partire con una guida che almeno nei primi giorni vi faccia vedere qualcosa. Primi giorni del posto in cui arrivate. Ovviamente se ogni giorno cambiate meta, ecco lì. Per me, mi scatta il campanello d'allarme, perché quello è stress. Se ogni giorno non riuscite a vivere la città come dovreste, stress, stress, stress. Quindi arrivate a un posto, vi fate guidare un po' nelle zone principali, vi fate spiegare qualche cosina segreta che solo i locali conoscono, e poi il giorno dopo magari vi perdete in qualche zona nuova, zona diversa, zona un po' più residenziale, cercate di parlare con le persone della zona. Ecco, questo per esempio con me funziona, perché mi mette alla prova, ma allo stesso tempo mi fa sentire parte integrante del posto. E soprattutto non disdegnate il relax nella vacanza, ok? Se è una vacanza in cui dovete esplorare posti nuovi. Poi ci sono anche le vacanze dedicate al puro relax. Per esempio, io dopo una vacanza di 8 giorni, una settimana, 8 giorni tra Danimarca e Norvegia, e dopo aver fatto una media di 12-13 km al giorno, alternati come vi dicevo, ho detto vabbè, arrivo a Roma e ci andiamo a fare una bella spa. Perché? Perché quella per me è la giornata di decompressione massima. In cui mi rilasso, prendo del tempo per me, mi faccio i massaggi e sono contento. Una giornata alle terme, notoriamente arrivi a casa che sei devastato, e il giorno dopo però sei carico a paletta. Ecco, questo ho imparato nel tempo, che bisogna mediare, bisogna però anche affidarsi. In vacanza bisogna affidarsi, perché lo stress psicologico è una cosa da non sottovalutare. Ora, all'interno del video ho inserito anche qualche chicca bonus, perché volevo farlo un po' diverso dal solito. Spero vi sia piaciuto questo video. Ve l'ho detto, sul canale si cambierà modo di fare le cose, ci saranno tante novità. Mi raccomando, iscrivetevi anche alla newsletter per sapere qualcosa di più del corso, dove veramente
ho deciso di mettere tutto, sono mesi che ci sto lavorando in sordina, ho deciso di mettere tutto il mio know-how, la mia conoscenza a disposizione di chi lo vorrà. Se volete altre informazioni, ci vediamo in basso. Siamo all'interno di... come si chiama? Cristiana. Siamo all'interno di Cristiana. Un quartiere molto particolare, nel senso che qua tutto libero, tutto free, case gratuite, erba gratuita, e sono coltivate anche in mezzo alla strada. Non si possono fare riprese, le foto, però devo dire la verità, io ci sto provando. Per esempio, a parte che qua arriva un odorino di erba allucinante, però ma che cimone.